Stiamo parlando con Federico Benevenuti di Vantureve.com. Parliamo di creatività. Cos'è per la creatività nel suo settore? La creatività nel mio settore è la capacità sicuramente di coinvolgere, emozionare e di creare qualcosa di nuovo. Quindi essere capaci di trasferire questo coinvolgimento nei confronti dei nostri clienti. Quindi anche le emozioni. Anche le emozioni, certamente. Qual è il legame tra la creatività e la scuola? Nel senso, la creatività si può insegnare o si nasce creativi e se si può, come? La creatività comunque fa parte di noi, fa parte della nostra cultura e credo comunque che possa essere stimolata. Ci sono tantissime scuole di formazione che possono aiutare a ricevere stimoli. Certamente il maggiore stimolo è la curiosità. Qual è invece il legame tra la creatività e la tecnica, quindi le nuove tecnologie e i nuovi canali media? Dipende da quello di cui stiamo parlando. Sicuramente per quanto riguarda l'online ci sono diverse tecniche, tutte quelle ovviamente che riguardano la vista ma anche l'udito, e in più ci sono dei codici di linguaggio che si possono usare per stimolare comunque la creatività. Ma non ci dobbiamo dimenticare che non viviamo solamente in un mondo online, viviamo anche in un mondo offline. Quindi in un'ottica multicanale del futuro dovremmo sempre più pensare a delle tecniche che riescono a unire il comportamento di tutti i giorni nella vita reale e quello della vita digitale. Quindi ci sono strumenti che possono aiutare. Perfetto. La creatività quindi è l'innovazione? Senz'altro. È capacità di guardare anche nel futuro. La creatività è una peculiarità molto italiana, in Italia. Però spesso viene apprezzata la creatività quasi più all'estero, si diceva in questi giorni. È vero e perché? Sicuramente gli italiani sono molto creativi, questo fa parte della nostra cultura, dell'amore per il bello, dell'arte, della storia umanistica. Bisogna dire comunque che anche in Italia c'è un grosso amore della creatività e del prodotto italiano. Certamente bisogna essere bravi, una volta che si è capaci di essere creativi, di comunicare questa creatività, quindi la seconda leva a supporto della creatività credo che sia la capacità di comunicazione. Grazie mille. Grazie a voi.